Metropolis Calcio, ben trovato a Massimo Scarinti. Ciao Stefania, buon pomeriggio a tutti. E a Nicola Binda, Gazzetta dello Sport, ciao. Ma ciao Stefania, capo ciao servizio e capo del nostro Metropolis Calcio oggi, che ci c'hai un sacco di informazioni da darci. Semplice ospite, servizio riverito. Ecco. Deus ex machina. Ecco, Deus ex machina, dice Massimo. Allora, chiamateci, 0243 è il numero per telefonarci, e l'altro invece per mandarci messaggi. Anche perché, oltre a tutte le news del calcio di cui parleremo, ce n'è una in particolare, che sono le parole di Allegri, che io poi ho letto il titolo della Gazzetta, mi è sembrato tra tutti quello, insomma, è stato molto, molto oggettivo, però l'uscita, Massimo, non è stata felicissima. Sì, nel senso che ha detto che l'Inter e la Juve sono un po' come guardie ladri, cioè cosa intendeva? Ma io credo che, essendo molto navigato, Allegri non dice una frase così senza, una frase tra l'altro così che può avere dei riferimenti a quello che sta accadendo nelle ultime settimane. Quindi ha messo lì un elemento che sta facendo chiacchierare, parlare, c'è un po' di polemica. Ovviamente gli interisti se la sono presa, perché al momento, come dire, fanno loro la parte dei ladri e la visione di Allegri. Però è anche vero che la Juve magari la settimana prossima può andare in testa, e allora le parti si capovolgono, quindi chi lo sa. Ah, quindi sarebbero loro i ladri, dici, chi rincorre il ladro. Nicola, ma come ha fatto a fare questa uscita, che non avrei saputo far di meglio? Ma l'ha fatta apposta o gli è capitata, gli è uscita male? No, secondo me se l'era un po' preparata. Diciamo che non sono casuali. È giusto che gli allenatori vadano in conferenza stampa preparati anche a dire qualcosa, qualche messaggio. Sicuramente Allegri ha accusato il fatto che l'anno scorso la Juventus abbia fatto la parte, tra virgolette, del ladro, visto che è stata accusata di un reato e ne ha pagato le conseguenze. Quindi diciamo che si è messo lui dalla parte dei ladri, però obiettivamente oggi in classifica davanti c'è l'Inter, quindi è l'Inter che scappa ed è il ladro che scappa, ed è sono le guardie che lo inseguono. Scappa anche la tua inquadratura, Nicola, sei scappato anche tu. Sembra la Juve. Chiedo scusa. Non pare come la Juve che scappi. No, la Juve deve scappare, adesso c'è la possibilità di farlo. Però ecco, ripeto, non mi è sembrata una cosa casuale, mi è sembrata una cosa studiata. Sono quelle cose che a noi fanno piacere, perché fanno discutere, poi i tifosi si scatenano. Quando un giornalista fa una domanda e ti risponde così, è proprio una goduria. Certo, le banalità di tante conferenze stampa sono la nostra morte. Già siamo una categoria sul lastrico, figuratevi. Vabbè, sentiamo un telespettatore. Sì. Pronto? Buon pomeriggio, Stefania. Buon pomeriggio, ben trovato. Chi parla? Sono Carlo, saluto i tuoi ospiti. Un saluto. Posso dire una battuta per l'Inter? Visto che è tornato Allegri, c'è poco da essere allegri. Hai fatto anche la risata, allegri, perché saluti. È preoccupato. No, più che altro che non sembrava aver colto quasi così bene la domanda quando ripercorreva lui un po' le frasi di Marotta, del cacciatore, della lepre e quant'altro. E poi invece è stato molto reattivo. Molto reattivo il mister, che, come diceva Nicola, secondo me se l'è preparata, l'ha detta un po' così. Ovviamente di questi tempi tutto diventa titolo, soprattutto una cosa così è giusto che diventi titolo, e adesso se ne parla. Però oltre a questo c'è anche una gran bella partita della Juve ieri sera, perché poi 3-0 rotondo, con Ildiz ancora protagonista, con Vlahovic che segna due gol, con Chiesa in grande ripresa che pure lui riesce a entrare nel tabellino, sono tutti segnali molto importanti. Fossi l'Inter sarei molto preoccupata, perché poi è una Juve che doveva fermarsi, che tutti dicevano si gioca male, non il gioco latita, e invece è lì, e adesso
Adesso deve andare, tra l'altro l'Inter poi quando rientra è un cattivo cliente, perché alla Fiorentina dovrà recuperare l'Atalanta. Si sta mettendo bene, mi sembra, per la Juve. Telefonata, poi arrivo, Nicola, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono Bruno da Varese. Ben trovato. Io volevo dire solo una cosa: come si fa a cacciare via Mourinho, che ha vinto 2 anni, 2 coppe, e poi l'hanno mandato via? Ma se ce n'è uno che deve mandare via, è Piolo del Milan. Ma ha vinto una di coppa. Niente, e deve andare via. Questo è tutto. Invece mi dispiace per Mourinho. Per quanto riguarda gli interisti che dicono che la Juve ruba, non ruba, insomma, praticamente incominciano a rubare anche loro. Non è che adesso loro si crede che la Juve ruba, rubano anche loro. Perché se guardiamo il campionato di adesso, i gol che non li segnano è proprio questo. Va bene, grazie. I gol che gli hanno dato, che non c'erano, e quindi vedete dove siamo arrivati. Quindi è inutile che loro parlano. È così. La ringrazio, buongiorno. Un saluto, Bruno. Allora, Nicola, intanto anche la questione Mourinho, nel senso che poi ieri c'era qui al tuo posto Paolo Pirovano, io ho detto questa cosa, lui dice no, ma non dispiace veramente a così tanti per Mourinho, però come l'impressione, lo chiedo anche, ci provo con tutti finché qualcuno mi dà ragione, cioè ho un po' l'impressione che per Mourinho siano più dispiaciuti alcuni tifosi, magari quelli che tifano Inter piuttosto che, e invece per Pioli ci sia più freddezza nel trattamento, cioè si sperava quasi più che andasse via Pioli che non Mourinho. Nemmeno tu mi dai ragione. Beh, no, ci sarebbe meno ragione di mandare via Pioli, obiettivamente. Terzo in classifica, si deve giocare l'Europa League. Io il bicchiere non lo vedo mezzo vuoto, insomma. Io penso che comunque il bilancio di Pioli sia ancora positivo, con tutti gli alibi che ha, degli infortuni che ha avuto, eccetera. Sta comunque facendo un lavoro dignitoso. La squadra che gli hanno messo in mano, obiettivamente non è uno squadrone nettamente inferiore rispetto ai valori tecnici di Juventus e Inter, quindi il fatto che si sia messo dietro tutte le altre è una nota di merito per Pioli. E poi Roma e Milano certe situazioni le vivono in maniera diversa, è molto più passionale Roma da questo punto di vista, e su Mourinho c'è da dire che il suo apporto alla Roma è servito di più dal punto di vista ambientale, cioè ha riportato l'entusiasmo in città, ha riportato lo stadio pieno, ha riportato l'affetto dei tifosi, quindi da quel punto di vista è stato molto utile. Ma se un allenatore venisse giudicato solo per i freddi risultati, con quello che spende la Roma, perché è dopo la Juventus insomma è una di quelle che spende di più in Serie A, se non è seconda e terza, il suo bilancio di una Conference League obiettivamente mi sembra un po' poco. Oggi la Roma è fuori da tutte le coppe, quindi non ne mi sembra proprio un bilancio positivo. Allora la proprietà della Roma ha detto per mantenere l'entusiasmo dobbiamo prendere De Rossi, che è l'allenatore che comunque i tifosi sposano, apprezzano, e quindi l'entusiasmo si riaccende subito, anche perché quello di Mourinho stava un po' calando. Al tempo stesso con De Rossi magari si dà quel colpo di coda che può rialzare la squadra e riportarla in Europa, perché se la Roma non va in Europa è un flop clamoroso. Ecco, telefonata, pronto? Pronto. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Rota da Bergamo. Ben trovato. Volevo dire una cosa a proposito di guardie e ladri. Le guardie me ne riguarderei bene da dire ladri, perché con tutto quello che ha fatto la Juve, se ritorniamo poi negli anni addietro, io avrei vergogna di essere juventino. Io sulla faccia o sulla pelle, no, sulla tolla, come si suol dire, tutte le cose che ha fatto la Juve, io da arbitro, un misero arbitro, piccolo arbitro, però certe cose le vedevano anche i ciechi. Non si può dire ladro all'Inter. Ma all'Inter non si può dire ladro. Due anni in Serie B, il motivo. È il Milan che è andato 2 anni in Serie B. Un anno a gratis e un anno pagando. Vabbè.
Grazie Rota, un saluto. Allora, da casa scrivono: quella di Allegri è una battutina innocente. Su, sono 100 anni che noi poveri juventini ci chiamate Rubentini o che tifiamo la Juventus. Cosa dovremmo dire allora? Dice Ale. Sì, però non l'ha detto il mister. Cioè, e tecnicamente quello si dice al bar, non te lo dice il mister. Quindi è quello che fa un po' la differenza in questo caso. Però anche andare a rivangare storie di 20 anni fa, cioè che noia, Calciopoli, ormai quanti anni sono passati da Calciopoli? È diventata maggiorenne Calciopoli, cioè quest'anno diventa maggiorenne. Ma poi Massimo, scusami, cioè il termine ladri, rubare, insomma è un termine molto pesante. Se lo vogliamo circoscrivere ai discorsi calcistici, vuol dire, come battuta ci può stare: hai vinto una partita rubacchiando e perché non meritavi di vincere l'hai vinta. Dare del ladro o dire rubare è un'accusa molto grave che mi sembra fuori luogo. Io quella di Allegri la prendo una battuta, gli interisti si sentono chiamati in causa, si sentono chiamare ladri loro. Per me Allegri, ripeto, poteva anche riferirsi all'anno scorso, quando per ladri sono passati, tra virgolette, sono passati quelli della Juve che hanno subito una condanna per un reato. Quindi io non farei la vittima se fossi nei panni degli interisti. Se guardiamo gli episodi di quest'anno, allora dovresti dare del ladro anche all'interista, non mi sembra giusto. Non mi sembra giusto. Io dico solo che nella storia, se c'è stato un reato, c'è stata anche una condanna. La Juventus per Calciopoli venne condannata, la Juve ha pagato le sue colpe, ha espiato, giusto o sbagliata che sia, inutile tornarne. Adesso il termine lo restringerei proprio solo ai termini di hai rubacchiato una partita, guardie ladre è una battuta. Io non la vedo un'accusa diretta nei confronti dell'Inter. Telefonata. Non voleva sicuramente farla. Telefonata. Buongiorno. Stefania, guardi. Michele, siamo per il campo di... No, ci mancherebbe. Ah, ecco. È un vanto, no? Sentirsi chiamato. Cioè, così, è un vanto. Mi chiami Oliva quando vuole, Michele, prego. Lui ha brevettato quel sistema lì della telefonata. No, basta che ci stia seguendo, che stia seguendo il programma giusto. Lui ha il brevetto, Non ha capito che noi anziani, cioè mettete tutti i numeri di email, vari internet, WhatsApp, tutto quello. Non riusciamo a chiamare, no. L'unica è il numero di telefono. Va benissimo. Però ancora non l'ha capito. L'abbiamo capito, va bene così. Col tempo, va. Andrà a rete 4. No, a rete 4 non ci stanno le telefonate. Mi sa che le telefonate solo TV locali. La domanda a loro. Grazie. Secondo voi Mourinho? Sì. Manda giù la pillola così? O fa causa alla Roma, perché quella è una bella macchia sul suo libretto. Ah, Mourinho comunque continua ad essere pagato dalla Grazie, Roma. Grazie Michele, un saluto intanto. Aveva un contratto, cioè ha un contratto con la Roma fino a fine anno, quindi la Roma giustamente gli dovrà corrispondere il suo ingaggio. Bisogna capire che cosa fa adesso Mourinho, perché le opzioni sono tante. C'è chi dice Arabia, c'è chi dice Brasile, anche perché, come dire, essendo portoghese abbastanza affine al mondo brasiliano anche linguisticamente, c'è chi dice che proverà a tornare su un grande club europeo. Vedremo, certo che non starà, penso, a piedi a lungo José Mourinho. Allora, da casa scrivono: mi spiace per Mourinho, purtroppo il ciclo credo che ormai fosse a capolinea. Mi spiace anche per i tifosi, che la maggior parte era schierata con lui, ma ormai i risultati erano veramente pessimi, sarebbe stato ancora difficile proseguire con lui. Telefonata, pronto? Pronto. Buongiorno, chi parla? Sì, la Juve tutti gli anni è dentro nei primi, è tra i primi. O Drugati o giocano. Ma ci stai fregando? Ma sì, anche secondo me. Tu è un furbone. Ecco, è un furbetto. Allora, ancora leggiamo qualche messaggio. Psicologicamente, la Juventus che insegue si logora di meno, dice Mauro. Nicola, come la vedi questa cosa? Cioè, il chi insegue si logora meno? È più facile inseguire? Sì, questa è la madre di tutte le domande, perché chiaramente i campionati si decidono in primavera, e in primavera l'Inter ha un tour de force, lo diciamo dall'inizio noi fondamentalmente, cioè l'Inter ha un tour de force impressionante, ci avrà il recupero di campionato dopo questa Supercoppa, che già di per sé è un bel fastidio, insomma, andare a giocare là e tutto, è un grande ritorno economico, ma dal punto di vista della fatica è notevole. Avrà poi il recupero con l'Atalanta, avrà poi le partite di Champions, che più saranno impegnative. Quindi
a differenza della Juventus, che avrà solo la Coppa Italia ad aprile, l'Inter avrà un calendario molto, molto più intasato. Tieni poi presente che, calcolando i giorni, quando l'Inter giocherà a Firenze, la Juventus avrà giocato il giorno prima, e se la Juve le vince tutte può arrivare quel giorno a essere a più 4 sull'Inter, no? Quindi l'Inter scenderà in campo a Firenze un giorno dopo la Juve con 4 punti in meno. La pressione psicologica a quel punto sicuramente diventa forte sull'Inter, ma soprattutto diventa forte la pressione psicologica da parte di una Juventus che, a differenza dell'Inter, finora l'Inter ha sempre fatto delle partite, le vittorie, dominando senza mai avere, quasi mai avere problemi, salvo rare occasioni. La Juventus invece sempre con l'1-0, il corto muso di fatica. Adesso è una Juve che invece ha alzato la voce. Ieri sera una vittoria finalmente convincente, da grande squadra. E quindi questa è sicuramente una preoccupazione in più per l'Inter. Telefonata, pronto? Rota! Pubblicità. Eccoci in diretta. Allora continuiamo a commentare le parole di Allegri alla domanda com'è inseguire la lepre, perché era stata una similitudine che aveva fatto Marotta. Lui ha detto: noi l'Inter è come giocare a guardie ladri, cioè che uno scappa e l'altro insegue. Da lì però il doppio senso che è apparso a tutti e che sta scatenando veramente un po' un puttiferio. Ecco, da casa scrivono tanti messaggi. Quanta tristezza mi fanno quelle persone che se ti dici qualcosa di positivo su Allegri ti etichettano, invece se dici qualcosa di negativo sei subito dell'altra squadra. Ma sì, certe cose mi rammarico di non averle pensate io, potevo dirlo io. Vabbè. Insomma, qui l'ha detta, in qualche modo l'ha detta, e quindi poi si commenta di conseguenza. Qualche altro messaggio: per vincere lo scudetto quest'anno ho già capito che dobbiamo sudare, sputare sangue, provare in un modo o nell'altro a vincere tutte, perché la Juve è un treno, dovremmo cercare di stare sul pezzo in ogni singola millesima situazione. Forza Inter. Sì, diciamo che rispetto anche a quello che dicevi tu, Nicola, poco prima della pubblicità, è proprio vero che in questo caso veramente guardie ladri nel senso del gioco, nel senso che uno insegue, l'altro va, e a quel punto chi va più forte rischia di avere anche una carica emotiva superiore, considerando la Supercoppa. Sì, tenendo conto che l'Inter paradossalmente ha segnato molti più gol della Juve, però non ha staccato la Juve. A questo punto della stagione l'Inter ha una ventina di gol segnati circa in più della Juve, difese pressoché simili, però non è riuscita a fare il vuoto che era riuscita a fare il Napoli l'anno scorso. Sono due squadre che oggi sono in proiezione oltre i 90 punti, quindi stanno facendo un campionato veramente fenomenale entrambe, e lo scontro diretto di febbraio ci dirà molto su questo. Sei d'accordo? Sì, perché che vinci 5-0 o vinci 1-0, sempre 3 punti fai. L'effetto è diverso però, perché sicuramente è un Inter che è stata più entusiasmante davanti ai suoi tifosi, che andavano più volentieri a riempire lo stadio e a sostenere il club a tutti i livelli. La Juventus, con quel tipo di partite poco emozionanti obiettivamente, portava a casa sì 3 punti come l'Inter, però magari i tifosi non erano proprio così contenti di riempire lo stadium, di spendere 200 euro ogni volta, insomma, mentre la società obiettivamente ha bisogno anche di quello, la squadra ha bisogno di uno stadio pieno che la sostiene, la società ha bisogno di uno stadio pieno che le fornisca quelle rendite necessarie di cui ha bisogno. Quindi vincere 5-0 o 1-0 è la stessa cosa dal punto di vista della classifica, ma ha degli effetti diversi. Ora, se la Juventus si emette anche lei dopo la partita di ieri sera, dopo quelle di Coppa Italia, sembra Juventus sicuramente in grande crescita, in grande condizione e con tante alternative in questo momento. Quindi adesso sembra Juventus veramente anche lei in grado di entusiasmare oltre che di vincere, e questa è una cosa che mette paura all'Inter. E come dice Nicola, le alternative sono importanti, perché in questo momento chi gioca della Juve in attacco, la Juve ha 4-5 soluzioni. L'Inter, se dovesse fermarsi malauguratamente Lautaro per 2-3-4 settimane, chissà cosa può succedere. Oggi la Juve ci ha dimostrato che gioca Vlahovic, gioca Chiesa, gioca Ildiz, gioca Milik, gioca Ken, sempre il risultato si porta a casa. L'Inter
quando ha fatto dei turnover davanti, Sanchez e Arnautovic non hanno funzionato come avrebbero dovuto. Vi leggo un messaggio: la Juve sì, era senza coppe europee, ma forse a inizio stagione non avrei pronosticato che a metà gennaio si sarebbe trovata seconda a 49 punti. Forse voi l'avreste pronosticato che fossero qui questa situazione? Intanto Gaia dice: interisti, fatevene una ragione, staremo con l'alito sul collo fino a maggio, non credete di scappare. Diciamo il fiato, l'alito non è una bella immagine. No, assolutamente. E poi attenzione però, perché se ribaltiamo il significato, con i tre punti si invertono i ruoli e si invertono anche le maglie, cioè facendo riferimento appunto che se la Juve dovesse poi sorpassare, a quel punto anche la similitudine di Allegri vedrebbe guardie in avanti. Certo. No, diciamo che era stata più elegante la metafora di Marotta parlando di cacciatori e di prede. Anche se magari lì gli animalisti avrebbero potuto insorgere, se vogliamo. Quindi, nessuno ha detto niente, però io l'ho pensato. Ogni cosa che dici rischi sempre così, ma meno male che le dicono e prendiamole per quello che sono. Non facciamo il politicamente corretto a tutti i costi, prendiamole come delle battute e scherziamoci sopra. Se qualcuno si offende per queste battute, ha sbagliato sport, insomma, vada a leggere il Corriere dei Piccoli, con tutto rispetto. Il Corriere dei Piccoli è bella. Senti, Stefania, invece ci segnala Fabio Santini, diciamo che è curiosa, la stiamo leggendo. Anche, lo salutiamo. Lo salutiamo anche, Fabio. Un tentativo di De Laurentiis su Mourinho, anche se Mourinho costa molto caro, De Laurentiis non è un presidente che spende, però circola questa notizia ed è giusto... È giusto dare. Mi immagino che fuoco e fiamme farebbero, Nicola, insieme. Sarebbero una bella coppia esplosiva. Fate due gazzette insieme in un giorno per raccontarla. diciamo che adesso Mourinho deve metabolizzare questa delusione, lo farà sicuramente piangendo come Marilyn Monroe che, come diceva, tra due gocce di Chanel. Sì. Ecco, lui con 3.300.000 euro da prendere da qui alla fine avrà motivi di piangere un po' meno dolorosi. Ecco, però voglio dire, Mourinho sicuramente non è la fine della sua carriera, Mourinho ripartirà da qualche altra parte. De Laurentiis l'anno prossimo, come la Roma l'anno prossimo, sarà un anno zero, dovranno ripartire da un nuovo progetto. E sul fatto che ci sia su piazza anche Mourinho, probabilmente il Napoli ci farà un pensierino, di sicuro per tutte e due, così come per il Milan, che anche lì mi sembra che sia alla fine l'era di Pioli, nonostante il contratto. Ecco che ci potrebbe essere una grande corte a colui che è l'allenatore più ambito da tutte e tre le parti, ossia Antonio Conte. Ecco, telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Sì, quando sono al vino da Piacenza, buongiorno. Buongiorno. Voglio fare una domanda in studio. Inter-Juventus del 4 febbraio sarà decisiva per lo scudetto o è ancora troppo presto? Perché visto che poi l'Inter dovrà giocare in Champions più avanti e d'altronde il campionato finisce a fine maggio e quindi le partite decisive saranno di aprile e di maggio. Così, domanda 7, grazie. Ne parliamo, buongiorno. Grazie. Sì, è una delle domande anche che ci poniamo noi, cioè chi è favorita per lo scudetto in generale, ma lui dice quella data, il 4 febbraio, secondo voi sarà decisiva? Perché poi lì inizia anche bisogna capire un po' come la interpreteranno, perché all'andata le due squadre sono scese in campo per pareggiare, cioè gol iniziale della Juve, pareggio dell'Inter. Si abbiamo dormito infatti. E poi è stato un secondo tempo in cui il pareggio andava bene a tutti. Bisogna capire se cercheranno di rischiare per portare a casa i tre punti o se diranno bene un pareggio anche in questo caso e poi ce la giochiamo nelle restanti partite su chi fa l'errore, cioè su chi non sbaglia, su chi sbaglia di meno. Cosa dici tu, Nicola? Secondo me sicuramente sarà più entusiasmante dell'andata. Ma sai, se il primo tempo finisce 2-0 per qualcuno, allora no. Però io credo che sono d'accordo, penso che anche quella sarà una partita da pareggio. Poi bisogna vedere come ci arrivano. Ripeto, la Juventus potrebbe arrivare a più 4 sull'Inter quando l'Inter gioca a Firenze. Metti che l'Inter scivola a Firenze,
Allora poi c'è lo scontro diretto e allora anche lì, per ipotesi, lo vince la Juve, va più 7, non è decisiva, però sarebbe un chiaro segnale, insomma, ecco. Ma qui ragioniamo per ipotesi. Io dubito che la partita del 4 febbraio possa essere decisiva in questo scenario, perché se le distanze fossero più ampie, allora sì, una vittoria potrebbe essere decisiva. Così io credo, non ho mai visto un campionato deciso il 4 febbraio fra squadre così che fanno il testa a testa. No, darebbe forse uno sprint, una carica, ma secondo voi, cioè, tu dici è una partita da pareggio, perché sì, è da pareggio, però se qualcuna delle due ci arrivasse un po' di più avanti coi punti rispetto all'altra, potrebbe tentare di giocarsela in una maniera un po' più... Te l'ho detto, valutiamo questo scenario, questo scenario. La Juventus scende in campo. Cioè la Juventus può essere a più 4 sull'Inter quando l'Inter gioca a Firenze, la partita prima dello scontro diretto, no? Sì. Il giorno dopo l'Inter gioca a Firenze sicuramente con l'obbligo di vincere, perché solo la Juventus è a più 4 e se ne va, no? A Firenze non è una passeggiata vincere le partite, no? Quindi se l'Inter inciampa a Firenze ha lo scontro diretto a meno 4. La Juventus lì azzecca la partita e la vince, vai a più 7, allora sì che il campionato avrebbe una svolta, non dico decisiva ma quasi. Però ripeto, ragioniamo per scenari, per ipotesi, magari l'Inter vince a Firenze, magari la Juve non vince a Lecce, allora tutto è in discussione. Adesso fare delle previsioni nemmeno il mago Telma le può fare. Beh, però ecco, senti questa delle previsioni del tempo: il 4 febbraio partita rinviata per nebbia e grandine, cosa dirà Allegri? No, poi l'Inter deve già recuperare l'Atalanta e quindi poi sarebbe un problema l'Inter di nuovo un altro anno si porterà indietro una partita da recuperare contro una squadra comunque complessa come l'Atalanta per delle settimane, quindi questo è difficile. Il vantaggio che ha l'Inter però è che anche la Fiorentina deve andare a giocare la Supercoppa, quindi viaggio, stanchezza e profondità di rosa, anche perché la Fiorentina non ha la rosa dell'Inter, possono essere un vantaggio in questo momento per allora ci sono tanti messaggi e telefonate, veniamo da voi dopo la pubblicità. Eccoci in studio. Allora, di Binda ne sentiamo la risata in lontananza, ecco. Sì, no. Stavo leggendo una cosa e mi sono messo a ridere. Va bene, ecco, infatti leggono, scrivono in tanti. Allora, Binda, capisco che voi giornalisti, ce l'ha con i giornalisti bianconeri, no, in generale. Ma pensa se la Juventus dovesse pareggiare a Lecce, dice Nicola. Ma che poi è vero, detto, quello è un altro campo complesso, squadra che deve salvarsi, stadio difficile, è vero. Le insidie sono dietro l'angolo per tutto, l'ho detto prima, io ho fatto uno scenario, quello che potrebbe dare la svolta per la Juve, ma se la Juve non vince a Lecce, l'Inter vince a Firenze, siamo da capo, cioè allora lo scontro diretto lo vince l'Inter, ciao bambini, è finito il campionato. Quindi sono valutazioni così, non è che sono speranze mie, sono... considerazioni che si possono fare. Approvo la linea che vuol tenere Allegri, basso profilo e siamo sempre sul pezzo, e poi a maggio si vedrà. E poi l'Inter è aiutata, rigori facili, mi sembra la Juve di Moggi, Gabri Reggio Emilia. Beh, comunque vale. L'Inter adesso al di là di tutto contro il Monza ha dato una dimostrazione di forza consistente, 5 gol, poi certo 2 rigori non proprio i rigori non proprio lampanti, però 2 rigori controllati al VAR, però anche l'idea che nel primo tempo ha fatto una partita in cui il Monza non ha visto il pallone, quindi bisogna anche essere bilanciare rispetto a questo, però devo dire che la Juve ieri sera finalmente ha fatto una grande partita di personalità, primo tempo 2-0, Vlahovic, la vedo molto bene. Lecce-Juve sarà un'altra partita di polemiche per errori arbitrali, ci scrive. Ma speriamo di no. Guarda, c'è da dire una cosa. Gli arbitri stanno vivendo un periodo molto negativo, molto sfortunato. Ma proprio perché il rapporto arbitro-VAR, che sembra semplice, in realtà sta generando tante confusioni. Questa eccessiva ricerca del pelo nell'uovo porta delle interpretazioni veramente molto discutibili. Che l'Inter sia stata beneficiata da queste cose alcune volte non vuol dire
che ci sia un disegno pro Inter. Io non ci credo e non ci crede nessuno, anche se obiettivamente l'Inter non può sicuramente lamentarsi delle decisioni arbitrali. Io dico, speriamo che gli arbitri si schieriscano le idee, passino questo momento difficile e riescano a non essere più i principali protagonisti delle partite, o comunque quelli che diventano il tema di discussione, perché il calcio, noi parliamo di calcio per parlare di calcio, non per parlare di arbitri. Quindi cerchiamo di capire che è un momento negativo in generale, a ogni livello, a ogni livello. E quindi evitiamo dietrologie che non stanno in cielo né in terra. Allora, unica nota negativa col Sassuolo: dopo l'1-0 ti sei rintanato e hai rinunciato a giocare invece da cercare la seconda rete. E poi volevo leggervi questo messaggio. Sì, ecco, l'Inter ha regalato il pareggio all'andata, ma al ritorno non credo, la strada è lunga e la Juve a marzo cala come al solito. Può esserci anche sì. Però come al solito non c'era solo il campionato, cioè uno può dire come al solito, ok, però quest'anno è proprio un anno diverso per la Juve, non ci sono le coppe, non ci sono fatiche europee, c'è anche un gruppo molto coeso che si sta facendo coraggio insieme, ci sono anche tanti giocatori legati ad Allegri perché sono 18enni, 20enni, 22enni che lui ha lanciato. Pensiamo anche alla formazione di ieri sera, Miretti se l'ha inventato Allegri, Ildiz se l'ha inventato Allegri, cioè ci sono tanti giovani che poi devono tanto al mister che li ha lanciati, li ha messi lì. Quindi io non credo che poi la Juve calerà. Sentiamo anche un telespettatore, pronto? Sì, sono Franco da Novara. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Sì, ascolti, io volevo sapere il vostro parere sul comportamento antisportivo di due giocatori italiani della nazionale italiana che sono andati ad esultare in faccia ad un loro collega, perché è un collega, il giocatore del Verona quando ha sbagliato il rigore, Darmian e Di Marco, in faccia proprio a questo giocatore che era Acerbi, lì, che piangeva. Acerbi e Di Marco, si riferisce ad Henry, rigore di Inter Verona, ultimo minuto. Esattamente, proprio quello. Non è stato le polemiche che sono venute fuori con la VAR, che è stato clamoroso non annullare quel gol. Però a prescindere da questo, anche perché io ritengo che l'Inter sia la squadra più forte di tutto il campionato e merita, per cui non ha nemmeno bisogno di chiamiamoli aiutini, ma non sono aiutini, sono errori. Ne parliamo, grazie. Ciao, grazie. Nicola. Io non lo definirei antisportivo, lo definirei poco elegante. L'unica giustificazione è che la tensione di quel momento, la gioia, l'adrenalina ha portato a quella manifestazione, ripeto, poco elegante, maleducata sicuramente. La sportività è un'altra cosa, se non l'avessero fatto sarebbe stato meglio. La piccola giustificazione è che, ripeto, in quel momento lì, quando vinci una partita per un errore, immagino che l'impeto ti porti a quello, ma ripeto, è stata una cosa evitabile e comunque maleducata e basta, non antisportiva. Anche tu pensi che sia gesto, più maleducata che antisportiva? Gesto maleducato, poco elegante, tra l'altro fatto proprio in faccia al povero attaccante. Lì c'era una situazione di tensione, perché se Henry segna quel rigore, Inter e Juve sono insieme al primo posto e quindi probabilmente tutte le cause del rigore dato all'ottavo, nono minuto di recupero, però devo dire non ci sta. Comunque Massimo, comunque aggiungo una cosa, è meglio non vederli più quegli episodi lì, però quando un calciatore, che sono oramai delle macchine, dei robot, hanno dei gesti umani che probabilmente faremo anche noi nel campetto del torneo dei bar, no? Quelle cose maleducate lì, ci può stare, no? Io alla fine dico, meno male che non sono dei robot umani che non ci danno emozioni, almeno così, in un gesto, ripeto, deprecabile, maleducato, eccetera, ma almeno si dimostrano degli uomini, si dimostrano della gente che dentro ha un cuore che batte, perché sennò sarebbero solo degli omini della PlayStation che giocano, tirano, segnano. Ecco, allora almeno vediamola il piccolo aspetto positivo. Cioè, okay, tu dici, il non sono mercenari, anche loro ci credono. Ma sì, ecco, meno male, perché sennò sarebbero solo degli impiegati che fanno loro, giocano senza emozioni, freddi, eccetera. Il calcio muore così, ecco, almeno
si sono dimostrati degli uomini con un certo ardore, ecco, che poi, almeno quello. Poi Di Marco, di come dire, un po' di gaffe ne ha già fatte. L'anno scorso all'Euroderby si è messo col megafono in campo con la curva del Milan lì, e poi ci sono stati lo striscione sotto casa e tutto quanto. Ma ci sta, però ma ci sta anche nel fatto che Di Marco è cresciuto nell'Inter, milanese, è una storia di interismo vera, devo dire, ecco, di Marco. Ma allora io dico, ma perché poi si scusa? Cioè, se fa una cosa offensiva, se dice una parolaccia a un avversario o una cosa, chiedere scusa ci sta, ma se fa una cosa come quella del derby, cosa c'è da scusarsi? Ha offeso qualcuno? Ha festeggiato con la sua squadra. Quindi, certo, se avete detto col megafono qualcosa contro i milanesi, non è professionale, lo so, ma quando un calciatore vive queste manifestazioni col cuore, con la passione, col divertimento, ma lasciamoli fare, insomma, è quello che faremo tutti quanti noi, quindi, se fossimo a giocare a pallone. Quindi io apprezzo di più questi gesti che la plastica nelle quali sono costretti a vivere tutti i giorni. Sì, anche se poi magari uno si aspetta un minimo di ricordo magari delle squadre precedenti, piuttosto che magari che dettino sempre anche delle regole di fair play, di gentilezza e galanteria. Ma sì, ma ripeto, non bisogna offendere, non bisogna offendere. Certo, se tu offendi, se tu, come quando è successo che qualcuno senza saperlo trattava lo striscione con un insulto a un'altra squadra durante un festeggiamento, no, non devi offendere, ma se tu esprimi la tua gioia con i tuoi tifosi anche esagerando, ma cosa c'è di offensivo? Lasciali festeggiare e gioire col megafono come vogliono. Ma io non, certo, se offendi sbagli, il fair play è così. Allora, ma lasciamo scrive, che siano uomini. Scrive Giovanni da Sesto: è vero che con la Supercoppa, in caso di vittoria, ci sono premi per tutti i giocatori? Sì. I premi sono soggettivi, nel senso che ogni club li concorda con la propria squadra. Di sicuro ci sono dei premi collettivi dalla Lega, sono 28 milioni di euro da dividere fra le quattro squadre, 1,8 milioni alle due semifinaliste sconfitte, mi sembra 5 milioni o qualcosa, adesso sono sulla Gazzetta di oggi, su Chi di oggi. Sì, infatti stavo alla guardando il vostro articolo, Supercoppa da 8 milioni, in caso di vittoria ecco i premi proprio per i giocatori dell'Inter, già pattuita in estate con un incontro tra società e spogliatoio, la somma che potrebbero dividersi, e poi c'è, certo, tutto l'incasso, è vero. Sono soggettivi, ma anche il Napoli, la Lazio e la Fiorentina hanno concordato con i loro giocatori magari già inizio stagione o se no adesso, se la vinciamo la società incassa, sono 13 milioni quella che vince, mi sembra, sì. Ecco, quelli, quella parte lì c'è una parte, sono accordi personali fatti fra club e la sua squadra. E dipendono da quello che prendi quando vinci. Ah, Massimo, gli ultimi messaggi: dare una favorita è impossibile, posso solo dire che nell'immediato le cose possono svoltare in favore della Juve. Cioè, nell'immediato, su chi può svoltare? Sulla Juve, anche secondo te? Il calendario del prossimo mese è un po' più complesso quello dell'Inter, è sicuramente più complesso quello dell'Inter, perché ha questo viaggio che comunque presuppone 6-7 ore di volo, andare, tornare, due partite, tornare, giocare a Firenze, senza dimenticare poi che l'Inter deve giocare la Champions League, deve andare a Madrid a giocarsi una qualificazione, mentre la Juve no, quindi anche quello poi può fare la differenza. Nicola, io faccio come guardie ladri, vado, scappo, non so se mi seguite, andiamo tutti in pubblicità e salutiamo. Allora io faccio la guardia e ti prenderò. Va bene, domani. Grazie, saluti a te, alla Gazzetta, grazie. Ciao, buon pomeriggio. Grazie, ciao. A voi che ci avete chiamato e scritto, ci vediamo domani 12:30, ciao. Ciao.